Forlanner 2011, seconda edizione del premio Innovazione per la Meccanizzazione. Siamo qui con il signor Cerato, titolare della ditta Rimec. Buongiorno, signor Cerato. Buongiorno. Ci può spiegare un po' la novità che lei ha presentato a questa edizione? Niente, la novità è molto semplice, è che rispetto agli attacchi rapidi che ci sono in commercio generalmente, questo, essendo con un sistema di cono, evita che con l'usura del tempo prenda del gioco, perché l'attacco più prende del gioco e si consumano i perni, essendo un sistema di coni ed essendo i pistoni che lo tengono in pressione, più si consuma più lui si inserisce. Inoltre, la diversità è che è molto veloce da attaccare e staccare, perché la macchina in 5 minuti si attacca e si stacca senza doverli. Un'altra novità è che normalmente il trattore usato per queste operazioni qua è vincolato solo per quel lavoro lì, perché la macchina normalmente per staccarla ci va da mezza giornata a una giornata. Invece con questo sistema, una volta scollegato l'attrezzatura, che può essere sia un levaceppi, un caricatore forestale o qualsiasi altra attrezzatura che di piccole o grandi potenze, uno può usare il trattore a fare qualsiasi lavoro agricolo che si vuole fare. E quindi è pensato prevalentemente per aziende? Sì, per aziende, per condotterzisti, che svolgono lavoro sia forestale che agricolo. Per adesso in questo caso è attaccato a un levaceppi, però può essere attaccato a qualsiasi attrezzatura agricola che richieda delle potenze. Aziende comunque hanno la necessità. Che non hanno necessità di attaccare le macchine senza usare le barre di sollevamento classiche del trattore. Che però comunque non vengono eliminate dal trattore. Prendendo il trattore rimane integro come esce dalla fabbrica. Benissimo. E invece normalmente bisogna smontare via tutta la parte, diciamo la parte posteriore del trattore, viene smontata e ancorata con un piastrone grosso fisso al trattore. Okay. La novità è un po' quella lì, che è veloce. Bene, signor Cerato, io la ringrazio. Grazie e bocca al lupo per il premio. Grazie. Allora, arrivederci. Speriamo in me, grazie.